Ciao a tutti e bentornati su 3DCraft, video 10 della serie su Fusion 360. Nel video precedente abbiamo applicato una scritta sulla superficie piana di un solido. Oggi approfondiremo l'argomento e vedremo come applicare scritte e disegni su dei solidi con superfici piane e curve. Cominciamo! Partiamo con l'operazione più semplice, la scritta lineare. Quindi per prima cosa ci costruiamo un solido, quindi senza dilungarmi più di tanto andiamo in pianta, facciamo un rettangolo dal centro, diamo due misure, diamo 50 mm in un lato e 30 nell'altro. Fatto questo chiudiamo lo schizzo, ci posizioniamo in visione ortogonale, clicchiamo sull'area e andiamo a fare estrudi. Estrudiamo di 40 mm questo piccolo parallelepipedo e sopra questa faccia costruiamo la nostra scritta. Quindi ci clicchiamo sopra, creiamo un nuovo schizzo e a questo punto su questa superficie andiamo ad applicare la nostra scritta. Quindi crea testo, selezioniamo tutta l'area della faccia, andiamo a scrivere sopra 3DCraft. Cambiamo le dimensioni in modo tale che sia tutto su un'unica linea, quindi andiamo a inserire una misura di 8 mm e diamo ok. Terminiamo lo schizzo, a questo punto possiamo cliccare sulla scritta, fare estrudi, alzare l'estrusione fino a 3 mm o anche 2 e diamo ok. La prima scritta è fatta. Ora, annullata la scritta precedente, andiamo a cliccare sulla faccia frontale del nostro parallelepipedo e andiamo a cercare di ricavare una superficie superiore curvilinea. Quindi, con l'aiuto del comando spline, andiamo a creare una curva che ci farà da traccia per il nostro taglio successivo. Partiamo dal bordo di sinistra e arriviamo fino al bordo di destra. Fatto questo, diamo termine a schizzo. Ora utilizzeremo sempre il comando divisione corpo. Ma questa volta, invece che avere il solito piano di costruzione che ci farà da taglio, sarà questa linea. Quindi, prima selezioniamo il corpo. Fatto questo, come strumento di visione utilizziamo la linea. Diamo ok. E come vedete, il corpo è stato tagliato in due parti. Questa parte sottostante la utilizzeremo per applicare sopra una scritta. Per prima cosa, tramite un piano di costruzione, andremo ad applicare una scritta lineare. Successivamente la proietteremo sulla superficie curva, quindi la alziamo in cima fino a che non tocchi e poi andiamo a cliccare sopra, facciamo come al solito uno schizzo. Andiamo a usare sempre il comando di prima, quindi testo, selezioniamo tutta quanta l'area che ci interessa, andiamo a scrivere un'altra volta 3DCraft. Fatto questo, per fare in modo che le scritte, essendo su una superficie curva, non si sovrappongano troppo fra di loro, andiamo a dare un pochino di spaziatura e poi diamo ok. Terminiamo lo schizzo e ritorniamo sulla visione ortogonale. Ora clicchiamo sulla scritta e utilizzando il comando estrudi andiamo a estrudere la scritta fino al solido, facendo attenzione che l'estrusione passi per tutta la superficie. A questo punto gli diciamo che sarà un nuovo solido, un nuovo corpo e diamo ok. Ora clicchiamo su modifica e utilizziamo lo strumento divisione faccia. Selezioniamo la faccia che vogliamo dividere e come tipo di visione usiamo dividi con superficie. Selezioniamo gli strumenti di divisione, quindi ovviamente quali sono tutti i corpi di tutta la scritta e diamo ok. Fatto questo, andando a nascondere tutti quanti i corpi della scritta, andremo a notare che si sono state proiettate le facce della scritta sulla nostra superficie curva. Ora, andando ad utilizzare lo strumento premere e trascinare, clicchiamo tutte quante le scritte proiettate. Fatto questo, andiamo ad estrudere la scritta. Possiamo dargli 1,5 mm e diamo ok. Come vedete, abbiamo la scritta che segue perfettamente la superficie curva che avevamo preparato in precedenza. Usiamo lo strumento raccordo per andare a migliorare un pochettino i bordi del nostro solido e quando siamo soddisfatti confermiamo. Perfetto.
il nostro solido con la scritta è terminato. Ora azzeriamo nuovamente tutto e proviamo a fare un altro tipo di esercizio. Utilizzeremo quest'ultima tecnica vista per proiettare non una scritta, ma direttamente un disegno, magari sempre su una superficie curva. Diciamo che vogliamo provare a fare un portapenna di 3D Craft, quindi facciamo la base del nostro oggetto, diamo una dimensione 50x60, quindi come al solito terminiamo lo schizzo, andiamo ad estruderlo sempre di 50 mm, poi prendiamo lo strumento raccordo, clicchiamo su un solo angolo e raccordiamo per 50 mm, in sostanza per l'intera dimensione dell'oggetto. Fatto questo, clicchiamo sulla faccia posteriore e andiamo ad estruderla. Direi che 20 mm possono andare bene. Clicchiamo sulla faccia superiore e creiamo uno schizzo. Per prima cosa ci creiamo delle linee di costruzione che ci aiuteranno a trovare il centro di questo rettangolo. Quindi partiamo da un angolo e andiamo sull'altro angolo. Stessa cosa ovviamente per l'altra linea. Disegniamo anche una linea di costruzione centrale, che potrebbe essere sempre comoda per poter applicare poi il disegno. A questo punto, tramite lo strumento cerchio, andiamo a disegnare il foro del nostro portapenna. Diamo una misura di 12 mm, diamo ok, ci portiamo per comodità fuori come al solito la nostra quota e diamo termine a schizzo. Ora andiamo a cliccare sull'area del nostro cerchio, estrudi, ovviamente al contrario per mangiare materiale, impostiamo meno 40 mm e clicchiamo su ok. Per agevolare l'entrata della penna cerchiamo di fare un piccolo raccordo sul buco, quindi clicchiamo sul bordo del buco, strumento raccordo come al solito, impostiamo 2 mm e clicchiamo su ok. Adesso, come di consueto, andiamo a crearci un piano di costruzione che però dovrà essere tangente alla superficie, che è curva. Quindi che cosa facciamo? Andiamo a cliccare sul piano tangente, in questo caso clicchiamo sulla superficie e come vedete è stato creato un piano di costruzione perfettamente tangente alla superficie curva del solido. È arrivato il momento di importare il nostro disegno, quindi clicchiamo su inserisci, inserisci SVG, andiamo a scegliere il nostro disegno che in questo caso sarà il logo di 3D Craft. Clicchiamo su Open, ovviamente il sistema ci chiederà dove vogliamo applicare questo disegno, quindi clicchiamo su piano e sul piano di costruzione che abbiamo fatto in precedenza. Ed ecco qui il nostro disegno, lo andiamo a rimpicciolire, lo ruotiamo per metterlo dritto e andiamo a spostare con le freccette il posizionamento e la scala finché non siamo soddisfatti della posizione sulla superficie. A questo punto, come al solito, possiamo terminare lo schizzo e procedere con i successivi passaggi. Quindi per prima cosa clicchiamo sull'area del nostro disegno, andiamo a utilizzare il comando estrudi e anche in questo caso andiamo ad estrudere il disegno su tutta la superficie del nostro solido. Ricordiamoci sempre di fare nuovo corpo e fatto questo diamo ok. Ora, come seguito in precedenza, andiamo a prendere da modifica lo strumento divisione faccia, ci clicchiamo, lui ci chiederà quale faccia vogliamo dividere, ovviamente in questo caso la superficie curva, il tipo di divisione è sempre dividi con superficie. Lo strumento in questo caso sarà il solido creato con il nostro precedente disegno. Possiamo a questo punto andare a disattivare il vecchio solido e come vedete è stato proiettato il logo di 3D Craft su tutta quanta la superficie. Clicchiamo l'area, andiamo a prendere lo strumento preme e trascina e andiamo a sottrarre un millimetro e mezzo a seconda di quello che vogliamo avere come risultato e diamo ok. Il basso rilievo è stato fatto, a questo punto andiamo a addolcire come al solito gli spigoli del nostro solido sempre tramite lo strumento raccordo ed ecco il nostro portapenna terminato. Procediamo con la stampa, quindi andiamo ad esportare l'STL. Se non sai come esportare il file in STL puoi andare a vedere i video precedenti.
Portiamo i due file sul software di slicing, in questo caso è Key2Box, in quanto utilizzeremo una Ligon Mars Pro. Posizioniamo il primo modello, poi andiamo a trascinare anche l'altro modello, effettuiamo il posizionamento anche di questo, lo centriamo sul piano di stampa. In questo caso non andremo a utilizzare dei supporti di stampa, ma lasceremo i modelli direttamente attaccati al piano della stampante. Procediamo con la stampa a resina. In descrizione, come sempre, troverete i link degli oggetti utilizzati nei video. Con la resina utilizzata andremo a lavare i pezzi tramite della semplice acqua e poi andremo a ultimare la cottura del pezzo tramite dei raggi UV. Se siete curiosi di sapere come funziona la stampa a resina, potete andare su www.3dcraft.it, dove c'è un articolo con video correlato che vi spiega più nel dettaglio come funziona tutto il processo di stampa. Bene, i modelli sono stati ultimati. Ci siamo divertiti anche a stampare gli oggetti, direi che il livello di dettaglio è abbastanza soddisfacente. Spero che il video vi sia stato utile e scrivete nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al canale. Alla prossima!